un po' il mio Virgilio in terra irachena. Ecco, il battiato così sensibile a questo tipo di problemi, come giudica il caso Rushdie? O l'omologo caso della intellettuale pakistana perseguitata Io perché... avrei preferito, come posso dire, beh, è chiaro che non sopporto Il quei fondamentalismo. climi, quindi, però avrei preferito una specie di condanna allo scrittore dicendo sei scadente, scrivi male, così, non comprate il suo libro. Non ho altre condanne. No, che vediamo alla gente di dire le cose, non lo so. Viva la libertà. La libertà è una cosa che non si sa bene che cosa sia, però almeno ci proviamo. Per il filosofo cos'è la libertà? Posso fare questa domanda? Un asilum ignoranzi, un concetto di cui non si sa nulla e un concetto politico, ahimè, enfatizzato talmente che per dir così rischia, proprio per questa enfasi e per questa accentuazione, rischia di passare. Diciamo attraverso una bordata di critiche delle generazioni che verranno, di passare per dir così sino al suo rovesciamento. Io temo forte proprio questo concetto usato in maniera così fideistica, temo cioè dire, gli effetti di rifiuto che può destare nelle generazioni future. Ecco, ma Scalambro, è più corretto e più utile anche parlare di libertà o delle libertà? Ma probabilmente della libertà, ce lo troverei più corretto indubbiamente e forse anche meno enfatico. Proprio per quel pericolo, dicevo, di questa enfasi Ma infatti è eccessiva. stata la sua domanda a sollecitare la sua risposta a sollecitare questa ulteriore domanda. Sì, preferirei proprio, come lei dice, il punto della libertà. E la morale cos'è nella società moderna? Galan. La morale è uno. Nella società moderna la morale è un dibattito più che altro, cioè un dibattito tra quelli quali e poi i comportamenti vanno da sé, non è che abbiamo oggi, diciamo all'interno di grandi contenitori tipo cattolicesimo, poniamo, protestantesimo, si esercitavano nello stesso tempo, in maniera organica, indubbiamente fino al secolo scorso, si esercitavano diciamo delle vere e proprie morali, cioè dire le morali che prendevano vaste zone sia cattoliche che protestanti, poniamo, cioè dire lì si poteva parlare veramente di morali. Oggi in vero non credo, è ormai un dibattito tra specialisti e basta più. Ecco, ma Per il quando la... resto ci regoliamo in altro modo, io credo che sia il timore della polizia la morale più valida che esiste in Occidente, il timore della polizia. Ecco, ma quando la morale diventa moralismo, non diventa una violenza? Ma sa, questa storia della violenza che si vede dappertutto, anche No, questo mi dà un senso in un po' senso no. curioso, che andiamo a cercare dov'è, cioè dove ha i connotati effettivi, ma se parlo con un altro e gli parlo con un tono forte lo violento. Se vado a pescarmi una sedia in un teatro, ovviamente se me la prendo io, non può prenderlo un altro, ho esercitato violenza. Insomma, cioè dire, anche questo elemento sta traboccando. Ma credo che trabocchi un po' tutto nella società delle comunicazioni, per banale anche questo che possa sembrare. No, dei punti si possono mettere intoccabili e invalicabili, perché non sono d'accordo. Io sto in una città come Mosca, durante la perestroica, allora sto camminando su un marciapiede dove ci sono migliaia di persone con i gomiti che hai sulla faccia così e sotto c'è del volgare asfalto, quindi non stiamo calpestando i mosaici di Ravenna. La polizia appena io metto, perché mi sono liberato, perché almeno passeggio sotto il marciapiede, la polizia mi stava arrestando per questo, no? Ecco, qui entra in ballo una certa libertà e una oppressione solamente ottusa, cioè non c'è motivo, è un principio di forza, no? Libertà può essere per me fare quello che non mi piace, cioè costringere il mio
corpo a ubbidire a cose che per lui sono contrarie, diciamo. Questa può essere libertà, non seguire i propri impulsi e i propri istinti che possono essere sbagliati, per esempio da un'educazione, eccetera, eccetera. Libertà potrebbe essere contestare intellettualmente un dittatore, e nessuna tortura può farmi cambiare questa idea, perché niente può, questo è un punto fisso, per esempio. In Italia come si vive oggi? Da questo, sotto, alla luce di quello che ha detto? Come trova la realtà italiana? Ci avviamo alla parte finale di questo incontro con Franco Battiato e Manlio Sgalambro. Sgalambro, lei sta lavorando al testo del Cavaliere dell'Intelletto, mentre Franco Battiato lavora alla, diciamo... Quello è già andata. Quello è andato. Sì. Allora l'opera nuova è la... Caduta e distruzione di Troia. Ah, Caduta e distruzione di... Mi correggo. Ecco, mentre lei prepara questo testo, prepara anche dell'altro con la... qualche opera di filosofia nuovo? Beh, uscirà un libro adesso a giugno, quindi già fatto, preso da Delfi, dal titolo La Consolazione. Ce ne può parlare? Ma preferisco che poi lo leggiamo, non se ne parla più. Va bene, insomma, e lei invece, Battiato, mentre prepara... Beh, non le chiedo particolari. No, in questo genere di progetti c'è... una differenza sostanziale. Mentre il signor Sgalambro scrive libri, io se mi metto a musicare il suo libretto sulla caduta e distruzione di Troia, per 2 anni non posso fare altro. Non ecco. Può fare altro, non c'è spazio per... No. per... E come nasce un'opera così? Come nasce, sì, è una domanda, no, proprio. No, mi dica, sono disponibile. Per uno che non è addetto ai lavori, può essere anche certo. una curiosità. Ecco, intanto come nasce l'idea, come si sviluppa e come cresce un'opera, e fatica anche, ritengo. No, fatica, se fosse fatica se fosse faticoso non lo farei. Non la farebbe. No, perché per me è quasi un'equazione matematica. Fatica corrisponde a intoppo. Corrisponde a non fluidità, no, non mi interesserebbe proprio. Poi se per fatica intendiamo stanchezza, no, intendevo questo, non certo, non certo. Il rapporto diciamo di conflitto faticoso, di procedura, no, la fatica che comporta ogni creazione, voglio dire. Beh, la sua idea librettistica sulla caduta e distruzione di Troia è molto stimolante per me, cioè lui non utilizza personaggi storicamente importanti, no? Ma la guerra di Troia vista da un soldato greco, da un soldato troiano, non ci sono i miti, no? Questo l'ho trovato molto interessante, per cui dalla visione così nostalgica di un soldato greco che sta assistendo, ma è proprio come sicuramente dovrebbe essere, ecco, come dovrebbe essere, non ci sarei arrivato a una soluzione, perché normalmente pensi la caduta di Troia, allora dici vabbè, la prima cosa che viene in mente è le troiane, no? Certo.